sicuramente la Puglia, una regione che ha un mare stupendo, è diventata inaccessibile. I posti anche più interessanti, il Salento, il Gargano, e parliamo di una media di 400-500 euro al giorno. Parliamo della spesa complessiva che una famiglia può avere, una famiglia con due figli, quindi sia allo stabilimento balneare, ristorante e un B&B. Lo stesso vale per il Trentino, se uno vuole andare in montagna o se vuoi andare sulla parte adriatica, ad esempio le Marche. E le Marche sono care, sia il famoso Sirolo, un posto più in, ma anche se si va nella parte più sud delle Marche. Parliamo anche lì non delle 500 euro della Puglia, ma sui 400 euro al giorno. Quest'anno noi siamo passati dai 20-30 euro, due lettini e un ombrellone, come media parliamo, a dei prezzi veramente esorbitanti. Parliamo di 50 euro, no? In molte spiagge, su alcune voglio dire si arriva anche a 70 euro. Non sto parlando del villaggio della Santa Che, che lì voglio dire è inavvicinabile, ma stiamo parlando delle spiagge medie, dove va una famiglia media. Al netto della benzina, con l'aumento che c'è stato, quindi dipende dalla distanza, se ci mettiamo il parcheggio, il lettino, la bibita, un gelato, il caffè e un panino, noi parliamo di 100 euro minimo a famiglia, cioè parliamo di un papà, di una mamma e di due bambini. Quali sono, Presidente, secondo lei le cause appunto di questi aumenti? Sulla vacanza devo dire che qui non c'entrano le materie prime, perlomeno se pensiamo agli stabilimenti balneari o alla ristorazione, cioè più che ristorazione agli alberghi. Anzi, gli stabilimenti balneari parliamo molto spesso di strutture date in demanio, cioè in concessione, quindi non c'è stato né aumento di benzina, né guerra, né altro, insomma, né l'aumento del grano. Quindi veramente c'è un problema di un controllo che manca per delle vere e proprie speculazioni. Invitiamo i cittadini, dove si vedono dei prezzi veramente esagerati con una vistosa speculazione, di denunciare, quindi di rivolgersi alle associazioni dei consumatori. I nostri sportelli stanno in tutte le città, tant'è che queste indagini, questi dati sono proprio da ricerche fatte dai nostri e denunce che abbiamo fatto noi come associazione e che chiediamo alle autorità competenti di intervenire.